giorni di inebrianti sapori e odori a pettineo, due giorni di festa dedicati al limone in seccagno, degustazioni, attività per bambini, tanta musica. I giorni del seccagno si confermano un evento unico sul territorio nebroideo, rilanciano e valorizzano il prodotto per eccellenza del borgo della Valle della Lesa. Una prima giornata caratterizzata dallo show cooking dello chef Shurka, che ha saputo rapire i palati dei presenti con la pasta alla pettinese e la partecipazione delle mamme di Motta Camastra, piccolo comune nel messinese, con la tradizione dei maccheroni al ferretto fatti a mano. Mi sono innamorato l'anno scorso del limone, tant'è vero che l'abbiamo riproposto in tante versioni. È un limone molto versatile, che ha delle caratteristiche particolari, gli oli essenziali molto accentuati, un'acidità particolare, una dolcezza rispetto all'altro limone diversa. È stato riconfermato il nostro piatto, è piaciuto tanto. Il maccherone alla pettinese, che è il piatto che abbiamo deciso di dedicare al comune. Il nostro compito è quello di preparare intanto la pasta, che poi cucineremo con questa ricetta che è stata ideata per il comune usando appunto i prodotti del territorio, il limone, l'acciuga, i capperi, comunque che legano un po' la zona di Pettineo. In serata Piazza Gremita, canti e balli con il gruppo Folcamastra di Mistretta. Bilancio positivo per l'intera manifestazione, per le tante presenze. La seconda giornata, cuore di questo evento, è culminata nella gara di cucina e nella degustazione della granita di limone in seccagno tra le note dei musicisti trampolieri. Dobbiamo essere i primi noi a crederci e a invitare i turisti o chiunque altro sia a venirci a trovare, perché il paese offre tanto, sia dal punto di vista storico, artistico, enogastronomico e, perché no, abbiamo anche bella gente. Lo spettacolo Sicilianamente Vostri di Toti e Totino ha chiuso la manifestazione e questo viaggio nel gusto e nelle tradizioni di Pettineo. È una ricetta da provare anche quando torniamo in Toscana. Sono qui a Pettineo perché veniamo ogni anno, non solo a Pettineo, tutti i dintorni. Cerchiamo di ritrovare i sapori della zona. Come questa granita? Buona.